Chi posa a bordo piscina, chi sul lettino con drink in mano, chi sullo sfondo di una villa lussuosa, chi a prua di un lunghissimo yacht. La parola d'ordine è una sola: postare, esibire, sfoggiare, bikini strizzati, bocche arricciate e poche espressioni. Location esclusive, marchi griffati, piatti stellati, tutto spiattellato sui social con storie, foto e video mirati. Con vizi ed eccessi in bella vista e buon gusto del tutto scomparso. Del super cafone fanno il mega remix. Ma si può essere diventati così cafoni? Si è chiesto Christian De Sica, che il mondo dei cafoni lo ha ampiamente e ironicamente rappresentato in anni di cinepanettoni. Ma le persone non si sono rotte di condividere quello che mangiano, che ballano abbracciati e poi si odiano? Si chiede l'attore. Di fronte agli scatti decisamente di poco gusto di più o meno noti influencer e perfetti sconosciuti. Molti stereotipi e ben poca classe, dunque in perfetto stile social cafone. E allora via da aperitivi a base di champagne, sul ghiacciaio o a bordo elicottero, come quello della Ferragni, che impiega diversi minuti solo per fare il giro del salotto e mostrare la vista del suo terrazzo. La piscina è solo a sfioro. E pazienza se piovono le critiche, anche gli odiatori, cioè gli haters, fanno fatturato. Vanda Nara così passa dalle curve alla piscina dove Icardi, di fronte a un mare cristallino, fa i tuffi con i bambini. Chiara Biasi fa feste di mezza estate, tra canti e set fiorati. Gianluca Vacchi infine balla sull'ala di un aereo, che ovviamente è il suo jet privato, in una sorta di catalogo del lusso di una vita che appare bella, ma in fondo ha la consistenza di una bolla.